le ragazze restano ancora qui. Volevo dirvi, raccontarvi una storiella. Voi sapete che adesso i tempi sono moderni, ma quando io ero giovanotto, a dispetto della mia personalità, vi devo dire che ero molto timido e non mi veniva facile parlare con le ragazze. Invece un mio amico, un certo Felice, era bravo. Lui ogni sera cambiava una ragazza, io invece ogni sera cambiavo una ragazza, e gli ho chiesto, dico, ma Felice, dai, come devo fare? Io non saprei, dammi qualche lezione. E Felice ha detto, ma quale lezione? Ma non ti preoccupare, domani sera esci con me, diciamo, con due ragazze, c'è l'appuntamento. No, ma come, non già mi vuoi buttare nella fossa dei leoni? No, non ti preoccupare, è facile. Ma come è facile? È talmente facile che tu ti metti vicino a me. Io mi metto con la mia fidanzata da una parte e tu ti metti a 2 metri di distanza e fai e dici tutto quello che dico io. Vabbè, ho pensato, è proprio facile, è più facile di così, e così siamo andati a Posillipo. A Posillipo ci siamo messi e lui con la sua fidanzata, io con la mia fidanzata, che non era ancora fidanzata. E lui fa, cara, che bella luna. E io faccio, cara, che bella luna. E lui fa, cara, come ti voglio bene. E io faccio, cara, come ti voglio bene. E lui fa, come sono felice, come sono Gaetano.